Ciao Vez, vediamo se stavolta faccio un video abbastanza lungo da veder scaricarsi le lucine alle mie spalle. In realtà mi piace un sacco ultimamente aver fatto, vabbè, prima di questo Books 80, questo confido non sarà altrettanto lungo. Comunque, buon Heartstopper Day! In realtà io sto registrando questo video con un qual certo anticipo, per essere sicura di aver tempo di fare le cose per bene. Quindi con un po' di timey-wimey wibbly wobbliness, ti ricordo che stasera c'è il primo GDV di giugno, e cioè ci ribingiamo appunto tutto Heartstopper, da cui in parte Heartstopper Day, ma non solo. Quando ci siamo bingiati per la prima volta la serie di Heartstopper, ovviamente c'è il personaggio di Isaac, che legge un sacco di libri. Sono spuntati quindi un sacco di articoli che elencavano tutti questi libri, e io ho anche detto ad alta voce durante una live, o forse in chat mentre lo guardavamo, forse dovrei fare un books a tema. Questo video è quel books a tema, ma c'è di più, perché dei 9 libri che Isaac legge, io non ne ho letti 2. E mi sono detta, però così, cioè, un po' pochino. Allora ho raccolto da un sito in particolare, che ti metto nelle fonti, un elenco di libri che secondo me ti piacciono se ti è piaciuto Heartstopper, che sia il fumetto o la serie. Ce ne sono un bel po' tradotti, e poi ce ne sono un po' che nomino anche se non sono tradotti, perché di quelli non tradotti ne ho letti o 2 o 3, adesso non mi ricordo. Ah, e tra l'altro un'altra specifica prima di cominciare, sempre qualche postilla. Sto registrando con così tanto anticipo che ancora non so chi abbia vinto nella votazione del GDL. Uno dei candidati del GDL è uno dei libri che ho letto per questo video. Vabbè, andiamo. Per una volta ho un sacco di libri fisici. Era un sacco che non avevo una pila. Comunque penso che la maggior parte, 2, 4, 6, 8, 10... Sì, la maggior parte li ho letti comunque in digitale. Però ci sono anche, forse già lo intravedi dalle coste, un tot di libri di cui ti ho già parlato in passato, che sono già saltati fuori e che appunto avevo già preso in formato fisico. Il primo, non è colpa mia, non l'ho tirato fuori io, è Dune, o meglio Dune Messiah, che è il secondo. È molto più breve di Dune, forse è quasi la metà. Comincia 12 anni dopo la fine di Dune, e anche il suo, no, stavo per dire, il suo orizzonte è più piccolo, ma non è vero, nel senso che ovviamente l'orizzonte della narrazione, la costruzione del mondo, le riflessioni religiose, sociali e politiche sono sempre di quella dimensione lì a cui Herbert ci ha già abituato con il primo. Però è vero che forse è più compatto. Si parla di cospirazioni, si parla molto ovviamente di prescienza, e forse la storia, non dico ne risenta, però cioè non è facile scrivere una storia con tanta prescienza. Ti trovi nel grande universo del foreshadowing, dei presagi, che qua la fanno veramente molto da padrone. Mi è piaciuto in una... Guarda che buona idea! Tranne quando fra 3 minuti cade e mi fa venire un infarto. Ho letto una review su Goodreads che mi è piaciuta molto, perché per spiegare questa sintesi e quanto questo libro sia compatto, lo paragona a una tragedia shakespeariana, cioè nel modo in cui fin dall'inizio tu puoi identificare i filoni, la trama, quale sia il proiettile che entra in canna e verso cosa venga puntato. È molto preciso in questo. Certo, Dune ha più avventura e speranza di quanto ne abbia Dune Messiah, che comunque sembra forse un po' di più un pesantissimo trip sotto funghetti allucinogeni. Sempre un'altra review su Goodreads diceva che nell'edizione di chi scrive c'è un'introduzione di Brian Herbert, che la mia edizione non ha. Cioè la mia, se non comincia immediatamente, no, ha una pagina di review, titolo e poi basta, cominciamo. Però insomma, in quest'altra edizione c'è un'introduzione di Brian Herbert, il figlio ovviamente di Frank, che dice che quando è uscito Dune Messiah è stato definito la delusione dell'anno. Ora, forse soffre un po' della sindrome del secondo. Ora, questa non è una trilogia, però vabbè, facciamo la sindrome del seguito, facciamo così. È vero che forse si percepisce che è più un preludio a quello che arriva, è evidente che non può essere letto da solo. Il secondo libro che Isaac legge è il primo che io non ho letto, e cioè il numero 72 di Naruto. Io non ho mai letto Naruto. So solo che c'entra un'accademia di ninja e poi conosco la Naruto Run.
Fine della mia conoscenza su Naruto. Non penso, anche volendo, avrei avuto tempo di leggere i 71 numeri necessari per arrivare preparata a leggere il 72. Il terzo libro a sua volta non l'ho letto, cioè io qua ero carichissima, perché pensavo che fosse simile o quantomeno accessibile quanto alcuni dei libri che ho letto per un libro che ho scritto che parlavano di fisica. Ora non posso dire di averli proprio capiti al 4000% quei libri, però se non altro avevo seguito. Quando ho letto le recensioni di Quantum Mechanics, il minimo indispensabile per fare della buona fisica, c'era scritto un po' dappertutto che è necessario avere una certa dimestichezza con alcuni argomenti della matematica che io non ti so neanche elencare. So che c'era calcolo, algebra, un tipo di numeri che io non so. Io non so veramente niente di matematica. Però, se invece sì, l'ho letto paragonato alla conoscenza con cui si può uscire da un liceo scientifico. Pare che questa sia una chiara, vivace e accattivante spiegazione della meccanica quantistica e ci sono anche degli esercizi. Ti ripeto, io non me la son sentita. Quarto libro di Isaac, questo io l'avevo già letto, te ne avevo parlato 100 milioni di anni fa. In originale si chiama A Good Girl's Guide to Murder e l'hanno tradotto Come uccidono le brave ragazze, che secondo me è una gran traduzione. Questa è una storia un po' piccoli brividi investigativo, se vuoi. C'è Pip, che è una teenager appassionata di true crime che vuole diventare prima o poi una giornalista, che quindi per via di questi interessi decide di fare il proprio progetto di fine scuola superiore su quello che è l'omicidio, il caso true crime più clamoroso di Fairview, dove abita. 5 anni fa, infatti, è stata uccisa Andy Bell, questa ragazza molto bella e molto popolare. E Fairview, il processo della pubblica opinione e effettivamente gli investigatori, sono convinti che a compiere questo delitto sia stato Sal, che era il suo ragazzo, e che convenientemente si è ucciso, ma solo dopo aver mandato un messaggio, un text, in cui confessava appunto di aver ucciso Andy. Il corpo di Andy non è mai stato trovato. Pip non è convinta che la versione universalmente riconosciuta di questi fatti sia quella vera. Quindi inizia a bussare alle porte un po' di tutti per farsi confessare segreti, per cercare di capire effettivamente cosa sia successo. La prima persona a cui Pip va a dare fastidio è il fratello di Sal, che è un po' più grande, ha 20 anni, si chiama Ravi, e i due insomma cominciano a investigare insieme, ma c'è qualcuno che cerca di mettere loro i bastoni tra le ruote e la minaccia persino, perché ci sono tutti questi segreti che naturalmente nessuno vuole saltino fuori. Ha un feel molto serial, sono convinta di aver detto, se non la stessa cosa, qualcosa di simile quando ne ho parlato la prima volta, anche perché è formattato in modo un po' multimediale con le email, c'è molto la sensazione da podcast di true crime. Certo, c'è il problema che è tutto molto paradossale, molto poco credibile, però, cioè, se non ti aspetti un giallo veramente a tenuta stagna, è divertente, è di intrattenimento. Poi, allora, le prove Pip le trova tutte in modo molto conveniente. Però dall'altra parte, più leggo e guardo true crime, meno mi sembra paradossale pensare che ci possano essere delle zone d'ombra nell'investigazione della polizia, specialmente se si sono convinti che il colpevole sia uno e non vanno oltre, ecco, diciamo così. È divertente però, secondo me, specialmente nella seconda metà, il ritmo prende un passo più serrato, ci sono un sacco di cliché che non posso elencarti, però ecco, se non ti aspetti il più grande giallo della tua vita, secondo me ci siamo. Poi c'è stata la lettura forse meno nel mio genere di tutte quelle che ho fatto per questo video, e cioè Proud di Gareth Thomas. Io non l'ho ancora trovata tradotta, è un'autobiografia, io non leggo quasi mai non fiction, quindi ho veramente poca esperienza e poche cose con cui paragonarla, però mi ha colpito tanto questo libro perché è di un'onestà e Gareth Thomas si spende veramente tanto, secondo me, nel raccontare la sua storia. Se non sai di chi sto parlando, quest'uomo è un eroe. In particolare un eroe dello sport, è stato il capitano del Galles per il rugby e dei British Lions, cosa che naturalmente gli ha dato accesso, sì, a una vita di privilegio, dall'altra parte a una vita di pressioni, dove si è sotto la lente di ingrandimento sempre. Peggio quando
lui avesse un segreto che non si sentiva pronto a condividere con il mondo, che lo stava completamente schiacciando. Tutto questo è stato risanato quando Gareth Thomas, che gli amici chiamano Alfie, ha fatto coming out, ha dichiarato di essere un uomo gay, e questo libro è il racconto di questo viaggio e specialmente di quello che è successo dopo. E in particolare ci sono dei momenti in cui lui condivide lettere che ha ricevuto o alcune prove di sostegno da parte dei suoi compagni di squadra, e sembra offrire tutto il sostegno che ha ricevuto lui potenzialmente a qualcun altro che possa aver bisogno dello stesso sostegno, no? È diventato veramente un simbolo, un faro importante. Questa non è un'autobiografia solo di uno sportivo. È ovvio che il rugby ha un ruolo importante nella sua vita, nella sua carriera, però ecco, non penso che se non sei un fan di rugby possa risultare eccessivo o invadente. Alla fine la lezione, e non è l'unico libro di questa selezione che cerca di impartire questa lezione, è: al di là di quanti ostacoli tu possa aver davanti, sappi che se riesci a riflettere onestamente, a inseguire e avere il coraggio di dichiarare chi sei davvero, questo è un po' il primo passo verso la felicità. Il sesto libro che legge Isaac è Pride and Prejudice, che, guarda, se dovessi dirti, sai che forse se dovessi leggere un solo libro per tutta la vita, forse sceglierei questo. Cioè, sto libro è perfetto, non c'è nient'altro da dire. E mi piace anche che il mondo se ne sia accorto subito, cioè questo è uscito nel 1813 e noi da allora abbiamo capito tutti collettivamente come umanità che è uno dei più grandi libri mai scritti. Jane Austen lo chiamava My Own Darling Child, il mio figliolo adorato. Naturalmente, anche al di là della trama, che pure è squisita, ci sono le occhiate alla società, il modo in cui Jane Austen scrive, l'occhio laser sui suoi personaggi, la comprensione verso i suoi personaggi. È semplicemente un capolavoro. C'era una review su Goodreads che finiva con "Embrace the Austen". E quindi io la rimbalzo questa cosa. Embrace the Austen. È squisito che Isaac nella serie di Heartstopper legga Radio Silence. Aspetta che ce l'ho, ma è in fondo alla pila. Eccolo qua, è stato il libro del GDL di maggio. Devo dire che a me è piaciuto. Ora, di Alice Oseman niente può competere veramente con Heartstopper per me, però Radio Silence ha dei punti eccezionalmente riusciti a parer mio. Comunque, no, aspetta, l'introduzione. Aled Last, che è uno dei protagonisti di Radio Silence, è anche uno dei personaggi del fumetto di Heartstopper, che nella serie è sostituito da Isaac. Scusa, ma io ho lasciato Dune qua fino adesso? Non ha funzionato sta cosa. Ci si è chiesti se questo non significhi che magari anche per Radio Silence sta arrivando un adattamento. Allora, la storia principalmente è quella di, è raccontata da Frances, che è una macchina da studio, cioè lei dall'età di 9 anni ha deciso che sarebbe andata a Cambridge, in questo particolare college. Tutto nella sua vita è stato messo al servizio di questo traguardo. Adesso il momento dei colloqui, l'ultimo anno, insomma, si avvicina, è il momento della resa dei conti. Ma proprio adesso Frances riceve un messaggio allucinante, già non mi ricordo più se su Twitter o su Tumblr. Lei è una fan sfegatata di questo podcast che si chiama University. E il creatore misterioso, che tutta la fandom cerca di scoprire chi sia, di University, le scrive, perché lei disegna su Tumblr, e l'artefice le chiede se vuole collaborare al podcast. Ovviamente Frances non ci può credere, eccetera. Il problema dell'identità dell'artefice è colossale, non tanto per Frances, quanto per la fandom e tutto il mondo che circonda Frances. In più c'è Aled, che è il fratello gemello di quella che è stata per un po' la migliore amica di Frances, si chiamava Caris, che è scomparsa, è scappata di casa, e Frances comincia a dire fin dall'inizio che questa fuga è colpa sua, però non ti dice fin dall'inizio cosa sia successo. Succedono cose. Ora, di nuovo, io sto registrando in anticipo, quindi mancano circa 24 ore alla live del GDL in cui parleremo di Radio Silence, e quindi magari adesso la smetto. Però insomma, una cosa che mi è piaciuta è il modo in cui viene riprodotto il modo in cui gli adolescenti interagiscono tra di loro. È tutto molto nudo però in questa narrazione, cioè non c'è veramente niente di lirico o poetico, forse a parte nei momenti in cui ci sono le trascrizioni del podcast, e allora lì ci si lascia andare a qualcosa di un po' più astratto, però altrove è tutto
guidato dal contenuto, appunto, e dalla trama. La trama io l'ho trovata efficace, ci sono dei momenti di tensione ben dosati, mi è parso, tranne forse lo gran segreto, lo gran spiegone, che forse, come ahimè spesso succede negli Young Adults, alla fine, cioè, ti si è caricata tanto la molla che ti aspetti qualcosa di gigantesco, una lite di proporzioni, non lo so, endgame degli Avengers, e quindi quando vengono svelati questi misteri qua, forse sono sempre meno impressionanti degli scenari apocalittici che hai immaginato in testa. Il modo in cui è scritto, ripeto, è veramente molto naturale, c'è tantissima diversità di cast ed è fatto in modo molto organico, cioè non ti sembra mai che ci sia il personaggio così perché ci deve essere il personaggio così, è tutto molto spontaneo e genuino. Mi è piaciuto anche il modo in cui viene esaminata la pressione che ci si sente addosso da adolescenti, ora in particolare da adolescenti, nel senso che alcune di queste sono ansie senza età, però in particolare le aspettative dei genitori, le aspettative della società, degli insegnanti, anche le aspettative che ci si mette addosso da soli, no? Sui propri traguardi accademici. È una storia che parla di come capire e riconoscere quando ti cambiano le energie dentro e senti di avere all'improvviso la forza di essere veramente te stesso e di vivere davvero solamente la tua vita per te. Naturalmente questo si fa più difficile in un'età, in un momento della vita in cui, cioè, magari ancora non è che sei sicurissimo di cosa sei, di chi sei e neanche di cosa vuoi fare. Però ecco, questa è una storia che ti dice non prendere necessariamente la strada che magari hai deciso a 9 anni. Cioè, se per una qualunque ragione imbocchi questa strada e non sembra, la sensazione che ti dà non è quella giusta, ci sta di cambiare rotta e magari anche di scriverne una tutta nuova. Mi è piaciuto, mi ha commosso, un bellissimo ritratto di amicizia. L'ottavo libro che legge Isaac è Gender Explorers, anche questo non l'ho trovato tradotto e anche questa è stata un'esperienza veramente molto nuova per me. È una raccolta di interviste a persone trans, giovani persone trans, raccolte in gruppi d'aiuto e in charities dedicate appunto al supporto delle persone trans e ai loro genitori. È bello perché nonostante non si nasconda dai lati più faticosi e difficili dell'esistenza trans, della realtà trans, è un libro che dà veramente molta speranza. Un po' perché esiste, cioè ti viene in mente il fatto che questo libro esista, significa che oggi la gioventù trans ha a disposizione degli strumenti che in passato non c'erano. E in più è rinfrancante perché appunto vedi queste persone che sono molto in controllo di se stesse e di chi sono. Magari non è stato un controllo e una conoscenza di sé che è arrivato facilmente, però è arrivato. E quindi in questo è veramente un faro di speranza questo libro. E un po' come Proud, soprattutto, ti dice magari non sarà facile la strada, ma quando impari a vivere per te e nel ruolo di te, come dire, senza far finta, senza piegarsi alle aspettative degli altri o della società, sarai una persona più felice e più efficace e inserita nella società di quello che potresti essere se invece fai solo quello che gli altri appunto si aspettano da te. Effettivamente anche il nono libro di Isaac mi ha messo un po' alla prova. Si chiama No Planet B, guida pratica per salvare il nostro mondo. E effettivamente si promette di essere una guida di autoconsapevolezza ecologica per tentare di salvare il pianeta. E le preoccupazioni con l'idea di salvare il pianeta, come dire, sono tante. Ora, questo libro è molto schematico e non è necessariamente piacevole a livello narrativo da leggere di fila, perché ci sono tante cose che somigliano più a delle schede, dei riassunti, degli elenchi. E se devo dire un difetto, cioè non è che ti offra la soluzione, yay, non ci sono consigli che puoi non aver sentito altrove, tipo cerca di prendere l'aereo il meno possibile e compra una bici elettrica, ok? Però è vero che ti mette davanti a una specie di check-up, cioè leggi tutte queste cose secondo me e cominci a pensare, ok, cos'è che faccio io? Perché per esempio io sul riciclo sono maniacale,
perché ammetto mi diverte mettere in ordine il rusco, il pattume. Quindi ecco, delle scelte eco è un po' una delle più facili, quello, e poi passare alle cannucce riutilizzabili, ecco, non quelle usa e getta, anche quello non è che mi sia costato granché. A volte cerco di fare invece una scelta che mi costa perché è scomodo. Sai, quei posti dove vai col recipiente vuoto e lo riempi di detersivo in modo da non creare altri contenitori di plastica. Ecco, quello forse potrei farlo più spesso, anzi so che potrei farlo più spesso. Quindi, se non altro, questo libro ti aiuta a controllare quello. Ci sono tanti punti in cui potrei migliorare. Il libro me li ha messi tutti davanti e insomma uno fa un po' i conti con la propria impronta sul pianeta, non in senso buono. I libri di Isaac sono finiti, però io ho cercato cosa leggere dopo Heartstopper e ho trovato tutti questi elenchi meravigliosi, nei quali c'erano alcuni titoli appunto che avevo già letto e avevo anche già nominato e altre cose nuove che ho letto apposta. Il primo è tradotto, ne avevo già parlato perché era rientrato nel video di cose da leggere se ti era piaciuto Stranger Things, e secondo me era la prima stagione di Stranger Things, quindi era 100.000 anni fa. Si tratta di Lumberjanes, guardatevi dal sacro micio. È la storia di queste 5 amiche che sono in un campo per Girl Scouts molto soprannaturale. Io non sono mai stata una Girl Scout, però c'è questo grado di ironia, specialmente nelle medaglie che le ragazze possono ottenere, che è chiaramente percepibile, ecco, anche se non hai avuto l'esperienza diretta. Le ragazze sono tutte magnifiche. In più ci sono la direttrice del campo e la counselor del campo, che si chiamano Rosie e Jen. C'è una grandissima varietà di tutto, di colori di pelle, sessualità, tipi di corpi, c'è spazio per tutto. In più il soprannaturale è molto ampio, cioè ogni circostanza in cui le Girl Scout escano diventa un'avventura, e loro cinque sono molto brave a coalizzarsi, a diventare una squadra, a utilizzare ciascuna il proprio punto forte, specialmente perché hanno la lezione che Miss Rosie dice sempre, e cioè stare insieme a qualsiasi costo, e l'altro è il motto del campo, e cioè amicizia al massimo. Friendship to the max. È dolcissimo, c'è molto femminismo e un'atmosfera LGBTQ+, molto friendly. Ripeto, sessualità rappresentata in modo molto espanso, sia M che F. È delizioso, a me sono piaciuti molto anche i disegni. Su Goodreads li ho letti molto criticati. A me piacciono perché non cercano necessariamente di essere realistici, ma hanno un tono cartunoso e molto grafico, ecco, che a me è piaciuto. Questo è un altro romanzo di Alice Ousman, sempre l'autrice di Heartstopper. Forse era un GDL. Beh, insomma, questa è la storia di Georgia, che è un'appassionata di fanfic romantiche, però non è mai stata innamorata, non è mai stata baciata, però non importa. Cioè, con tutta questa cultura di fanfiction alle spalle, lei è persuasa che presto, insomma, il grande amore busserà anche alla sua porta. In più, sta per andare al college, all'università, con i suoi due migliori amici, che si chiamano Pip e Jason. Ciascuno di loro tre ha le proprie manie, che sia Moulin Rouge, Scooby-Doo. Poi incontrano un personaggio con una particolare mania per i video su YouTube. Insomma, quindi ovviamente l'idea di arrivare all'università le spalanca davanti anche un orizzonte molto più ampio e la possibilità che finalmente l'amore sia vicino. In più, lei si trova in stanza con una ragazza che non conosce al proprio arrivo. È una ragazza molto socievole, con una vita sociale anche molto più ampia di quella che ha Georgia, si chiama Rooney. Poi succedono cose, c'è una società, una Shakespearean Society di teatro, in cui si tratta di mettere in scena Shakespeare, però con qualcosa di nuovo, che all'inizio era una cosa che a me preoccupava moltissimo, perché in linea di massima sono dell'idea che Shakespeare non abbia alcun bisogno di essere ringiovanito. Però in questo caso, ecco, non ha niente di dissacrante o di eretico nei confronti del bardo. Ho trovato bellissimo il modo in cui viene descritta l'amicizia, specialmente perché dice una cosa in cui io credo molto, e cioè l'amicizia non è affatto in secondo piano rispetto all'amore, anzi a volte può essere più importante, o comunque può essere altrettanto epico e coinvolgente quanto una grandiosa storia d'amore. Una cosa che mi ha stupito è vedere questo libro criticato su Goodreads, perché c'erano molte review che dicono che
presenta una singola esperienza Arrow Ace. E da un lato sono d'accordo, nel senso che è un tema che viene portato avanti in particolare da un personaggio, però allo stesso tempo mi sembra che ci siano molte frasi, molte riflessioni nell'arco del libro in cui il personaggio dice: lo spettro Arrow Ace è molto più ampio di quella che sarà la mia strada. E quindi a me sembra piuttosto che il libro ti dica che non c'è un modo sbagliato di essere queer, così come non c'è un modo sbagliato di essere Arrow Ace. Ecco, però lo so che non sta a me dire se sia offensivo o meno, per quello ho pensato di citare la faccenda. In ogni caso, appunto, l'amicizia viene presentata come non solo un rapporto fondamentale nella vita di chiunque, ma tanto quanto l'amore è un rapporto che ha bisogno di essere curato, un rapporto che ha bisogno di attenzione. Non è che puoi, tanto quanto l'amore, darlo per scontato o trascurarlo più di tanto. Anche qui mi sono piaciuti i dialoghi, il senso di essere giovani alle porte di questo nuovo capitolo della vita. Al contrario forse di Radio Silence, i problemi non mi sono mai sembrati sproporzionati dal trigger, come dire, anzi le reazioni mi sono sempre sembrate proporzionate. L'unica cosa assolutamente irrealistica è l'assurdo ballo, che secondo me è di fine anno o di Natale, organizzato dall'università, che ha un budget tipo film di Baz Luhrmann. Se si parla di found family, non si può non parlare anche di Su un raggio di sole. Questa è una graphic novel che mi stava per cadere. Un graphic novel che si muove principalmente su due timelines, o meglio su due punti fondamentali a livello emotivo, in particolare nella vita di Mia. Nella timeline presente lei si è appena unita a questa squadra che per lavoro ristruttura splendidi edifici fatiscenti nello spazio. Poi si va indietro a quando Mia era a scuola e ha conosciuto, fatto amicizia e poi si è innamorata di un'altra studentessa di nome Grace. Naturalmente queste due timeline qualcosa in comune ce l'hanno, cioè non vanno semplicemente parallele, cioè ci sono dei collegamenti, ecco, mettiamola così. Ci sono dei momenti in cui questo graphic novel è molto silenzioso, io l'ho apprezzato tanto. Dei momenti in cui le pagine ti si spalancano davanti con l'immensità dello spazio. Un uso del colore pazzesco, perché la palette è molto limitata, ma viene usata in modo simbolico. E non solo ti fa vedere i diversi scenari, i diversi tempi, le diverse timeline, ma dopo un po' diventa un'espressione delle emozioni, no? Che vengono ritratte. Col fatto che, ripeto, è molto silenzioso, è anche tutto sensazione, quindi è uno di quei libri che dipende molto da quanto tu sei a disposizione della storia, quanta prontezza hai di metterci del tuo, forse anche, no? In tutti quei silenzi. Ti dirò che dei libri di Tilly Walden che ho letto è il mio preferito, proprio senza dubbio. Non credo che sia una posizione molto diffusa, però ecco, per me quando c'è appena l'accenno della famiglia trovata, la famiglia scelta, io sono sempre a bordo. Anche se sei in uno di quei mondi in cui magari non sai proprio tutti i dettagli di tutto e di tutti, vabbè, insomma, a me piace molto. Inevitabilmente in questo elenco c'è Rosso, Bianco e Sangue Blu. Te ne ho parlato la prima volta quando ancora non era tradotto, anche questo secondo me, e ho visto che adesso è gratis con Kindle Unlimited. Questa è una storia d'amore. Allora, io lo dico sempre che non mi piacciono le cose sdolcinate, le cose coi cuorini, le robe melense, tranne alcune. E Rosso, Bianco e Sangue Blu è una di queste. È la storia di un principe inglese che si chiama Henry e del figlio della presidente degli Stati Uniti che si chiama Alex, che ovviamente sono a conoscenza l'uno dell'altro perché entrambi sono sotto la lente ovviamente della stampa, dei media e quant'altro. Alex forse in particolare perché insieme ad altri due personaggi favolosi alla Casa Bianca fa parte del trio della Casa Bianca, che è una specie di trucchetto di marketing per sua madre, presidente Ellen Claremont, che sta per cominciare la propria campagna per il secondo term di presidenza degli Stati Uniti. Insomma, i due ragazzi si trovano a un matrimonio reale e succede un incubo di PR che minaccia di destabilizzare i rapporti tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti. Quindi la soluzione per placare i media ovviamente può essere soltanto una, che i due facciano finta di essere super amici e dopo un po', insomma, fanno un po' meno finta, mettiamola così. Anzi, piuttosto dopo il controllo del danno
è a rovescio, è come se ci fosse una muraglia, no? E loro saltellano un po' da una parte all'altra di questa muraglia quando i sentimenti che provano uno per l'altro crescono. È bellissimo, è così dolce, loro due sono dei personaggi stupendi da soli, insieme, magnifici. Spesso sono a distanza, tra l'altro, ovviamente, in Inghilterra, US, quindi si scrivono. È tutto molto romantico, ci sono queste frasi che ti si bruciano negli occhi. È una storia di due giovani uomini che trovano la propria voce. Per uno di loro si tratta di un risveglio bi, quindi non soltanto bisogna gestire il mondo intorno, ma prima deve gestire il proprio interiore, no? Bisogna capire cosa si è disposti a rischiare e in nome di cosa, di farsi una scala dei valori. Fondamentalmente, no? Di decidere cosa è importante nella vita per te. È la quintessenza del luogo comune, che io amo quasi quanto la famiglia trovata, del da nemici a se qualcuno ti fa del male lo uccido. Forse c'è una caratterizzazione un po' semplicistica alla Ted Lasso, se vuoi, dell'Inghilterra contro gli rispetto agli Stati Uniti, però secondo me è godibilissimo, in più era un debutto. È uscito il nuovo libro di Casey McQuinston e io l'avevo scoperto qualche settimana fa perché ne ha parlato questa youtuber che seguo che si chiama Giorgia Marie, se non mi sbaglio. Lei fa anche true crime, storie strane e poi ogni tanto fa il riassunto, insomma, di quello che ha letto ultimamente. E nel suo ultimo riassunto delle cose lette ultimamente c'era One Last Stop, che in italiano si chiama Ancora una fermata, giustamente. Io non so se mi è piaciuto più di Rosso, Bianco e Sangue Blu, però forse. Allora, questa è la storia di August, che ha 23 anni ed è cresciuta in solitudine, sospetto e cautela. La madre le ha insegnato ad avere sempre con sé un coltellino perché un po' la bomba, appunto, meglio prudenti che morti, è meglio non essere colti impreparati. In 5 anni ha cambiato stati, università, so ben io, arriva a New York. Però non è uno di quei trasferimenti, la città che non dorme mai, evviva, quanto il candidato del GDL. Anzi, lei è piuttosto disincantata, cioè non si aspetta che ci sia la magia. Siamo nati soli, moriamo soli e in mezzo è comunque fatica. Questo è un po' il suo modo di guardare il mondo. Qui c'è veramente una delle migliori famiglie scelte mai viste. Non c'è la presenza della diversità che sembra una cartella del bingo. Ci devo mettere questo, questo, questo e quest'altro. August viene... finisce, anzi, in una specie di imboscata di questo gruppo meraviglioso che forse ami più delle due protagoniste, però anche qua è una gara dura. Vabbè, insomma, e dicevo, si trasferisce a New York per completare i propri studi e intanto trova anche lavoro, appunto trova questo posto dove vivere con tutta la sua ciurma particolare e indimenticabile. Insomma, il primo giorno che sta andando a scuola sale sul treno la linea Q e, insomma, un po' di sfiga le causa una gigantesca macchia di caffè addosso. C'è questa ragazza però, da cui peraltro August non riesce a staccare gli occhi, che le dà immediatamente la propria sciarpa per coprire sta macchia, insomma. E quindi c'è uno di quei momenti che penso sia successo veramente a tutti noi, di quando ti innamori perdutamente di qualcuno sull'autobus, in metropolitana, in treno, no? Per quel quarto d'ora in cui visualizzi tutta la vostra vita insieme e poi ciascuno scende e ciascuno va per la propria strada. August ovviamente si innamora perdutamente di questa misteriosa ragazza, però è anche cosciente che è a New York, cioè quante chance ci sono di rivedersi, e invece sì. La rivede e saltano fuori misteri sul suo conto. Quella è Jane e non ti voglio dire niente di lei, se non che non è dove dovrebbe e non si ricorda niente, specialmente come tornare dove dovrebbe. August ha una passione per una speciale brand di misteri e per Jane, una neonata passione per Jane. È un libro che mi è piaciuto da morire, specialmente perché appunto parte da questo furbo gancio, no? Con cui secondo me è facile relazionarsi. E penso che riesca a tradurre molto bene quella sensazione che si ha nei primi 20 anni, insomma all'inizio dei 20 anni, quando insieme ti senti impreparato per quello che arriva e ti senti di aver sprecato del tempo prima, sempre come ansia senza tempo,
si riescono a provare entrambe queste due cose. Oltre a tutti i personaggi estremamente vari e colorati che popolano all'improvviso la vita di August, c'è un sacco di altra roba, in particolare c'è New York e in particolare la scena drag di New York. Una cosa che ho adorato è che per una serie di ragioni, una in particolare, funziona molto bene questo guardare al passato della comunità LGBTQ+, e dare speranza per il futuro. Cioè, si può guardare al futuro pensando che le cose possano, speriamo, continuare a migliorare, eppure oggi ti devi rendere conto di quanto è costato a tanti nel passato, specialmente peraltro POC, che hanno spianato la strada, che hanno aperto la via e che hanno subito e sofferto tanto per arrivare anche solo qui. E questo omaggio è fatto in modo molto sentito e è estremamente toccante, ma ripeto, non perde mai di vista il faro della speranza di quello che può essere, che sarà. Ci sono un po' di trigger warnings, si parla di morte, di ansia, di alcol, omofobia, razzismo e crimini motivati dall'odio. Il modo in cui le emozioni sono descritte è veramente molto coinvolgente. Io personalmente ho trovato molto ben riuscita l'atmosfera di New York senza necessariamente volerla trasformare in Shangri-La per tutto a 360. È un libro che ti rinfranca perché ti dice: se anche non hai ancora trovato il posto nel mondo che puoi chiamare casa, il posto in cui ti senti completamente te stesso, completamente a tuo agio, prima o poi troverai delle persone che veramente ti amano e ti rispettano, e comunque lungo il tragitto non si è mai soli. È uno di quei libri che ti convince che l'amore esiste. La descrizione dell'ansia è veramente è perfetta. Cioè, una descrizione così non può non essere fatta di prima mano. Quindi, rischio trigger warning, però allo stesso tempo è quasi vivificante vederla descritta così, perché fa il solito effetto di dare un nome a un mostro, no? Che fa un po' meno paura così. Ah, è una cosa che si collega anche dopo, ok. Poi, Il principe e la sarta, anche di questo avevo parlato in passato, graphic novel velocissima, te la consumi in 20 minuti. I disegni sono molto semplici e cartunosi, ma si prestano molto bene alla storia che viene raccontata. La storia raccontata è quella di due personaggi, uno è Sebastian, che di giorno è un principe che tollera che i suoi gli stiano cercando una sposa, e Frances, che è sua amica e arma segreta per quella che è la sua vita di notte, dove travolge la scena della moda con questi vestiti incredibili, con la persona di Lady Crystallia. Questi vestiti straordinari glieli fa Frances, che vorrebbe tanto avere una carriera da stilista, però è un'arma segreta, quindi non è che possa dire no cosa stia facendo e per chi. Ho adorato, sempre su Goodreads, trovare una recensione di Ars Noctis, che ti consiglio sempre un po' dappertutto, su YouTube, su Instagram, seguila dove vuoi, ma seguila, che scrive: è la storia buonista di cui non sapevo di avere bisogno. È molto dolce, ci sono dei momenti in cui vengono affrontati temi seri, ecco, però non si sceglie mai il tono completamente drammatico, perché alla fine questa è una storia di affetto, di dolcezza e di accettazione di se stessi e degli altri. Si tratta di accettarsi anche per quelle che la società o quelle intorno a noi definiscono stramberie, e vivere la vita, no? Anche in nome di quello che la società magari a prima vista non capisce, non accetta e quant'altro. Su Goodreads ho trovato questa recensione che mi ha lasciato a bocca aperta. È una recensione furibonda che dà addosso a questo libro perché è ambientato nel 1830 a Parigi con il principe del Belgio. Cioè, l'obiezione è che metterlo in un posto reale nella storia renda tutto assolutamente ridicolo. Io non capisco come si possa affrontare questo libro trovando questo da dire. Cioè, è vero che se dovessi concentrarmi, che difetto troverei al principe e la sarta? È troppo dolce e affettuoso perché possa avere dei difetti veramente sostanziali, ma questo? Cioè, ok, quindi avevi bisogno che davanti ti mettessimo: oh, a proposito, è un AU, una storia alternativa? Non lo so, mi è sembrata una recensione un po' assurda, ecco, non so cos'altro dire. Poi, Laura Dean continua a lasciarmi, secondo me anche di questo ti avevo già parlato, che ancora non era tradotto. Questa è la storia di Freddy, che ha 17 anni e non ci può credere. È il giorno più bello della sua vita, quando Laura Dean, la ragazza più bella e popolare della scuola, si mette con lei. Solo che Laura Dean è manipolatrice,
è emotivamente piuttosto crudele con Freddy. Ogni tanto c'è del gaslighting, ripeto, dell'abuso proprio emotivo, e le due sono finite in questa relazione prendi e molla che fa Freddy a pezzetti sempre più piccoli, e gli amici di lei non capiscono perché lei continui a tornare quando torna l'ora di Ina, no? In particolare c'è la migliore amica di Freddy che si chiama Doodle, e due persone che la guidano, che le danno consigli. Una è la scrittrice di una colonna di consigli, appunto, che si chiama Anna Weiss, e l'altra è una misteriosa medium che si chiama Seek Her. Tutto il tema ovviamente è come facciamo a riconoscere le storie tossiche e a preferire alle storie tossiche quelle che invece ci fanno bene, perché il problema delle storie tossiche è che a volte sono invitanti quanto il cibo schifo, no? Che ti nutre molto meno, però sul momento è la cosa che desideri di più in assoluto, no? Però è un circolo perverso, e a un certo momento è importante capire come uscirne. Tanto quanto in Loveless c'è l'importanza dell'amicizia e anche il ragionamento del l'amicizia va coltivata, è un rapporto che merita la tua attenzione, a cui è giusto che tu dedichi la tua attenzione, rispetto a quella sensazione che spesso da ragazzin si ha, no? Per cui ogni tanto, non so, ti stacchi per un po' dai tuoi amici o non ti fai vedere per un po' in nome dell'amore, e allora è giusto, invece no. Di nuovo, c'è un cast estremamente variegato e molto realistico per certe cose, anche quando le discussioni si fanno difficili, non ci si nasconde dietro dei paraventi, però allo stesso tempo, come tanti degli altri titoli che ho nominato fino adesso, l'occhio è certo verso la luce alla fine del tunnel, cioè alla fine questa è una di quelle storie che dà speranza a chi la legga. Viene nominato anche il poliamore. Invece, per quanto riguarda trigger warnings, ovviamente relazioni tossiche, aborto, pedofilia e abuso emotivo. C'è veramente tantissimo in questa storia qui, e forse a volte ti viene il dubbio leggendola che avrebbe potuto occupare più spazio. Ci sono delle recensioni che lo criticano perché dicono che sto libro, insomma, cerca di parlare un po' di tutto in pochissimo spazio e mette un po' tutto nel pentolone. Io invece ho trovato realistico che non ci fosse solo un tema, cioè la vita difficilmente si propone a te con una trama limpida e scheletrica, ma anzi le cose si sommano, si mescolano, si incastrano tra di loro, e anche in questo, ripeto, l'ho trovato piuttosto realistico. Ho voluto includere in questa lista anche Pumpkinheads, principalmente perché è delizioso, è così autunnale, ha una palette bellissima. Di fatto uno dei protagonisti parla di relazioni sia con maschi che con femmine, però per il resto non so se, a parte questo, ecco, non so se lo definirei proprio letteratura LGBTQ+, è sicuramente friendly e ally, ecco, per cui ho pensato di inserirlo. È la storia di Deja e Jonah che lavorano in questo campo di zucche ogni stagione di Halloween, solo che stanno per partire per l'università, quindi questa è l'ultima stagione. Allora Jonah è pronto a piangersi addosso in pratica per tutto il tempo, e invece Deja vuole rendere questo ultimo turno un'avventura. È dolcissimo, è divertente, è evocativo, ti porta immediatamente appunto nel clima con questi gruppetti di zucche negli angoli, e se non vedi l'ora che arrivi Halloween, un po' come me, trovo che sia una lettura deliziosa. È molto feel good, di nuovo con un grande, grande peso all'amicizia, giustamente, e sono belli anche i disegni, i colori, insomma è tutto molto carino. Questa è una lettura che ho fatto per questo video, e l'istante che ho letto la trama di sto libro mi sono detta: tu e io ci piaceremo molto, e infatti è stato così. Cemetery Boys. Non so da che parte cominciare. Allora no, prima ti dico i difetti, così poi ce li mettiamo alle spalle e basta. È la cosa meglio scritta dell'universo? No. C'è dell'infodumping, ci sono delle ripetizioni, la trama principale si perde via, è tutto piuttosto prevedibile, incluso il cattivo. Forse c'era bisogno di un altro giro con un editor, però tutto il resto, la trama complessiva, i personaggi e la costruzione del mondo, oh, secondo me sono riuscitissimi. Questa è la storia di Yadriel, che è un ragazzo trans latinx gay di 16 anni. La sua famiglia e altri della comunità latinx hanno ricevuto questo
questo dono dalla dea della morte, per cui puoi essere una bruca che può guarire gli spiriti e i corpi o un bruco che può accompagnare gli spiriti nell'aldilà. Yadriel non è mai riuscito a fare la magia di una bruca perché è un bruco, solo che deve dimostrare alla propria famiglia che è così, no? Quindi insomma decide di imbarcarsi in un rituale da bruco. Perché la sua famiglia, e anche questo secondo me è molto interessante, abita in quell'area grigia che ufficialmente lo accetta come ragazzo, però poi casualmente usano il suo dead name, oppure usano i pronomi sbagliati, magari non necessariamente per cattiveria, però per poca cura sì. Quindi insomma lui vuole a tutti i costi dimostrare loro, no, di essere un bruco. Il punto, si tratta di evocare uno spirito e arriva il fantasma di questo che era a scuola con lui, con questa fama di bad boy maledetto, in realtà per via di tutta una serie di problemi familiari che gli hanno messo addosso questa fama, però in realtà è un ragazzino che, visto senza difese, è un cuorino e molto un paciughino, il quale una volta evocato non è che vuole semplicemente dire ah no scusa ho sbagliato numero, ok vado, no, vuole scoprire cosa gli sia successo. Si chiama Julian il fantasma. Yadriel vuole dimostrare di essere in grado di guidare un fantasma nell'aldilà, Julian vuole scoprire cosa gli sia successo prima di andare, entrambi bisogna che collaborino per ottenere quello che vogliono, solo che naturalmente più tempo passano insieme meno vogliono quello che volevano all'inizio. Non so se mi spiego. Julian è un personaggio favoloso, perché all'inizio, quando ti viene presentato come bad boy, appunto, ti aspetti che sia molto un cliché. Invece è un cliché che viene presentato soltanto per essere demolito. E quindi quando tutte le mura della sua reputazione, delle dicerie di scuola, le mura, ho detto, cadono, rimane soltanto lui, che invece è un ragazzo che ama proprio con tutto se stesso. Che questo non ti faccia pensare che Yadriel sia da meno, perché anche lui è un personaggio meraviglioso. Il mondo della comunità Latinx e in più bruca e bruco è estremamente affascinante, secondo me anche molto ben costruito. Io ne sapevo veramente poco e niente, è stata un'immersione davvero affascinante. C'è un po' di tutto, c'è un po' d'azione, c'è un po' di mistero. Quello che dicevo all'inizio sul fatto che la trama principale si perde via è che, da come te l'ho riassunto, magari ti viene a dire cavolo, ma questo è una rincorsa, questo è appunto un mystery che non ti dà tregua. No. Cioè, a un certo momento la storia d'amore prende completamente il sopravvento e ci si muove anche con una qualcerta calma, nonostante l'arrivare del Dios de los Muertos, che dovrebbe essere il nostro limite temporale, quindi se magari ci diamo una mossa. Però ecco, ogni tanto tu che leggi hai più fretta di loro che sono dentro la storia. L'ho trovato veramente molto cute, paciughino. Credo che ci siano delle descrizioni, ma questo penso che valga veramente per tutti i libri di cui parlo in questo video, che possono veramente aiutare qualcuno, non necessariamente che sia proprio in questa situazione, anche perché magari evocare i fantasmi, ovviamente mi riferisco alla comunicare la propria sessualità a quelli che ami, che però per qualche ragione, per qualche resistenza generazionale, quello che sia, non riescono veramente ad accettarti del tutto. Io non sono mai d'accordo con il detto mal comune mezzo gaudio, perché mi sembra un po' una cattiveria, cioè sto male io, però se stai male anche tu, allora bazza. Non lo so, però quando si tratta di letteratura, trovarsi riconosciuti, ritratti e capiti nelle pagine di un libro è qualcosa che non apprezzo. Quindi in nome di questa cosa senza prezzo, anche i difetti di Cemetery Boys, che peraltro penso che sia un debutto, in italiano il titolo è uguale, vengono facilmente perdonati. Poi tocca al candidato del GDL, non farò mega spoiler, metti che vince, non lo so perché non guardo la votazione da ieri quando è uscita, può succedere anche a noi. Ho adorato il fatto che venisse descritto come il libro più atteso del 2018, questo perché è una collaborazione tra due giganti degli young adult, che sono Becky Albertalli e Adam Silvera. I due scrivono Own Voices. L'own voice è quando un autore che faccia parte di una minoranza scrive un personaggio che faccia a sua volta parte di quella minoranza. E quindi ciascuno di loro
Adam scrive di un ragazzo gay portoricano e Becky scrive di un ragazzo gay ebreo. I due ragazzi sono Arthur e Ben. Arthur arriva a New York con le lucine dei musical negli occhi. Al contrario di August, che appunto è completamente disincantata, lui si aspetta che l'amore travolgente che ha visto nei musical, nel cinema e quant'altro sia dietro l'angolo, specialmente a New York. A un certo momento incappa in Ben in un ufficio postale. Ben ha, come dire, una disposizione un po' diversa, perché è lì per spedire questa scatola al suo ex. I due si trovano, però non proprio del tutto, nel senso che poi le cose vanno storte, non si scambiano i numeri. Quindi poi si tratta di ritrovarsi e cercare di incastrarsi. Però in questo, mi ricollego un po' all'inizio con Dune, è quasi un po' shakespeariano nel fatto che i due abbiano dei... I personaggi di Shakespeare hanno sempre il difetto fondativo, no? Quello che di solito li porta alla rovina. Ecco, anche loro hanno degli spigoli, dei punti oscuri di incomunicabilità che rende difficile il loro incontrarsi. E entrambi hanno dei comprimari intorno piuttosto spettacolari. In particolare c'è Dylan, che è il miglior amico di Ben, e il papà di Arthur. Nonostante sia scritto da veramente la Young Adult Royalty, secondo me alcuni difetti risultano piuttosto evidenti, in particolare la quantità di citazioni. Ora, a forza di leggere Young Adults, e ne leggo veramente tanti, specialmente per l'età che ho, che non è più Young Adult, spoiler, c'è molto la mania di citare altri franchise tipo Harry Potter, serie, fare nomi di film. Lo capisco e mi piace e più spesso che non mi ci riconosco e quindi mi coinvolge. Qui però è fuori scala. Ora, sarà che in parte ci sono i musical? Vabbè, però c'è Hamilton. Hamilton non lo so a memoria, però lo conosco. Le citazioni sono troppe. Cioè, diventa soffocante, sembra un po' un elenco telefonico dopo un po'. In più c'è quel difetto che ho elencato prima, cioè quella trappola in cui secondo me molti young adults cadono nel far partire delle liti da cose nonsense. È quell'elemento che c'è anche nelle serie che a me a volte dà fastidio quando è molto evidente, quando una catastrofe di trama potrebbe essere risolta da due persone che parlano e neanche a lungo, tipo che si dicono due cose. Ecco qua questo elemento qui è qua questo elemento qui Qua questo elemento è piuttosto preponderante. Quanto a content warning, si parla di ansia, di tradimento, omofobia, razzismo, attacchi di panico. Per il resto, secondo me è molto dolce, ci sono dei momenti cute, non c'è molto altro al di là della storia d'amore, però io trovo che vada bene così, specialmente perché ha un piglio, al di là dei giri di trama un po' filler e banalotti, piuttosto maturo. Lo so che ti sembrerà in piena contraddizione con quello che ho detto, ma mi sembra più come quadro generale, ecco, piuttosto maturo, e penso possa essere molto utile da leggere in particolari momenti, che potrei sintetizzare cercando di non fare spoiler. Un momento in cui devi fare i conti con quello che sogni e la vita vera, che ahimè non sempre, o addirittura non spesso, coincidono. A quanto pare sta per diventare un film ed ero super contenta quando ho letto questo quanto, ma c'entra la gente che ha fatto 13 Reasons Why, che forse mi hai già sentito dire in passato, io detesto con ogni fibra del mio essere, quindi sperem, cosa ti devo dire. Anche Oltre le onde l'ho letto perché l'ho trovato in questi elenchi e purtroppo ho fatto l'idiozia di comprarmi solo il primo, quindi ho letto solo il primo. Invece avrei dovuto comprare subito anche tutti gli altri. Questa è la storia di Tasuku, che è terrorizzato perché dei compagni di scuola gli hanno preso il telefono, hanno visto delle cose e in pratica gli hanno fatto outing. La cosa che lo ferisce di più è che la scuola comincia a chiacchierare, che stanno per arrivare le vacanze d'estate e quindi che questi ragazzi che chiacchierano a scuola arrivino a chiacchierare a casa e tutto possa arrivare anche a casa sua. E in più il fatto che quando è stato accusato di essere gay, lui ha risposto con una violenza, dice, scegliendo le parole che mi avrebbero fatto più male se fossero state dette a me. Sono quelle frasi, adesso lui non dice esattamente così, forse adesso lo ritrovo. Fa veramente male, vedi soffrire questo paciughino in una maniera estremamente realistica. Nel momento in cui sta soffrendo di più in assoluto, lui incontra, o meglio vede una donna,
una donna molto misteriosa, e tramite lei entra nell'orbita di questo gruppo di persone che sono l'accettazione e l'accoglienza fatta a gruppo, fatte persone. Tutte quante sono a casa in questo salotto da conversazione e Tazuku impara tante cose tramite loro, a guardarsi dentro, a scoprire cose. Ci sono quei modi che hanno i manga di ritrarre le emozioni. Adesso vediamo se riesco a coprire qua per non spoilerarti cose. Questa qua è un momento in cui Tazuku sta capendo una cosa. Non è bellissimo? Non è esattamente come ti senti? Cioè, questo è... mi ha preso un colpo al cuore. Fatto figura. È emotivo, è tenero, è coinvolgente, e dovevo comprarmi anche gli altri. Questo penso che me lo comprerò anche fisico, perché ho dovuto prenderlo digitale per ragioni di tempo, però la tentazione è forte, perché è di una bellezza surreale. Si tratta di Magic Fish, le storie del pesce magico. Questa è la storia di Tien, che ha 13 anni ed è innamorato del suo migliore amico, che si chiama Julian. C'è questa barriera comunicativa, che è linguistica e non solo, tra Tien e la sua famiglia, in particolare sua madre, che sta gestendo questo terribile dolore. Tien è una prima generazione americana di rifugiati dal Vietnam. La madre di Tien non vede la propria madre da quando sono scappati, e sua madre, quindi la nonna di Tien, è malata. Per gestire tutto questo dolore, questo crepaccio di incomunicabilità, si leggono delle storie, delle favole. Quindi questa è una storia che parla di come le storie ci aiutino non solo a capirci, ma a raccontarci, a contestualizzare quello che ci succede. Perché l'essere umano ha questo bisogno così intrinseco, così viscerale di raccontare le storie? Questa è la ragione. A volte ci sono poche parole in questa storia, che è buffo per una storia che parla di storie, ma quando ci siano delle storie, peraltro in versione vietnamita, di storie conosciute, è coinvolgente, commovente, è fresco. Come sempre, quando riassumo questo genere di storie in poche parole, ho il dubbio che possano sembrarti banali, però credimi, questa è una di quelle che, quei graphic novels, che prende una verità universalmente riconosciuta, le storie aiutano, e ne fa un capolavoro, perché al di là del fatto che la storia sia importante e significativa, è bellissimo da vedere. È una storia che parla di comunicazione, che parla d'amore, che parla degli sforzi che si possono fare tra persone che si amano per capirsi. È magico, ti conforta, è una dolcissima storia queer, che non si nasconde dai problemi, perché Tien, per esempio, a scuola problemi ce ne sono. Quindi non è miope, ecco, lo dico per questo, non è una storia solo dolcezza e orsacchiotti. Parla della fatica del vivere in generale, parla della fatica di dire a quelli che si amano quello che si sente essere questo terribile segreto. Ma lo fa in modo genuinamente magico, bellissimo, ripeto, e di ispirazione. Nelle liste c'erano un sacco di libri non tradotti. Non ne ho letti tantissimi, però quelli che ho letto io te li devo nominare. Allora, il primo è The Tea Dragon Society. È di una bellezza sconvolgente. Anche per questo ho fatto il grave errore di prendere solo il primo. È la storia di Greta che un giorno al mercato... No, aspetta, allora, la sua famiglia, in particolare sua madre, si occupa di forgiare spade ed è un'arte che sta andando perduta, con grande dolore di tutti, però allo stesso tempo si sta adeguando al presente, non rimane legata necessariamente al passato. A subire un po' la stessa cosa c'è la grande cultura del tè fatto dai Tea Dragons. Greta trova un Tea Dragon perso al mercato e lo riporta al negozio di tè, che è gestito da Haskell e Eric, che sono una coppia. C'è un pochino di backstory su di loro già nel primo volume ed è dolcissima e commovente. In più, nel negozio di tè c'è anche questa ragazza che si chiama Minette, che è arrivata da poco e i due Haskell e Eric l'hanno accolta, perché lei non si ricorda niente e anzi si dimentica tutto molto in fretta. Su tutto questo ci sono i draghini con cui fare il tè, e tu dici: in che senso con cui fare il tè? Questi draghini hanno delle corna
su cui crescono le foglie. E se tu hai un rapporto abbastanza significativo con detto draghetto del tè, lui, il draghetto, ti consente di raccoglierle queste foglie. Queste foglie naturalmente sono magiche e non solo fanno un tè molto buono, ma fanno un tè che ti regala ricordi. Stavo per dire, ti regala cose, ma no, questo te lo devo dire. È strepitosamente bello, ripeto. Diviso per stagioni, si attraversa tutto un anno. Non so, guarda questo. Guarda la casa. Ah, e poi comunque, anche prima di trovare il Tea Dragon, Greta ha un animaletto domestico che è questo. E si chiama Brick. È bellissimo. È molto facile da leggere, come dico sempre in questi casi. Se anche magari non hai l'abitudine di leggere in inglese e se i disegni e la microdescrizione ti risultano accattivanti, ecco, io ti consiglio grandemente di cedere. Poi ce ne sono due che non ho letto, ma mi sembravano invitanti, quindi li cito lo stesso. Questo si chiama You Should See Me in a Crown, che mi sembra una citazione squisita, e il sito da cui ho preso gran parte di questi suggerimenti dice che è impossibile leggere questo libro senza sorridere. È la storia di Liz. Lei vuole a tutti i costi andare al Pennington College, però ha bisogno di una borsa di studio, insomma sta cosa della borsa di studio fallisce. Allora le viene in mente che la sua scuola ha un programma di borse di studio per il prom, per il re e la regina del ballo. Ora l'idea di partecipare le fa venire un po' le bolle, però insomma è disposta a fare qualsiasi cosa per andare a Pennington. L'unica cosa che rende la vita a scuola tollerabile è la nuova ragazza che è arrivata a scuola, si chiama Mac, ma anche Mac sta partecipando come regina del ballo. Conflitto. Poi ho visto consigliato un po' dappertutto anche questo Running with Lions, che viene descritto con le stesse vibrazioni di Heartstopper, però più focalizzato sullo sport. È la storia di Sebastian Hughes, che è il portiere dei Bloomington High School Lions. È l'ultimo anno e lui si aspetta che tutto sarà grandioso, solo che poi arriva il suo ex migliore amico di infanzia, che si chiama Emir, che arriva ad allenarsi con loro, e Sebastian è incerto se la squadra possa vincere quando nella squadra c'è qualcuno che lo odia. Allora Sebastian cerca di sotterrare l'ascia di guerra e le cose cambiano. Pare che sia molto molto scaldacuore. Poi questo l'ho letto, si chiama Bloom. Ero sicurissima di averne già parlato, di averlo candidato qua e là, però visto che non è tradotto, evidentemente è per quello che non era ancora rientrato da nessuna parte. Questa è la storia di Ari e Hector e credo che sia una di quelle storie che può un po' dividere, però personalmente, come quasi sempre, scelgo di focalizzarmi sulle cose migliori. Allora, la bakery della famiglia di Ari sta navigando pessime acque, c'è il pericolo di dover chiudere. Ari vorrebbe prendere e andarsene e, non so, tentare il successo con la sua band. Non è che sia sicurissimo di cosa fare del proprio futuro, però i suoi hanno bisogno che lui continui ad aiutare il negozio. Allora, per cercare di liberarsi di questa pressione, Ari fa un annuncio per cercare aiuto e trova Hector, che è appena arrivato in città ed è lì per riprendersi dal lutto della nonna. Hector adora cucinare, quindi questa sembra una situazione in cui vincono tutti, no? Se non fosse che Hector e Ari cominciano a cucinare insieme, cominciano a passare tempo insieme e Ari all'improvviso non è poi così sicuro di voler andare via, ecco, mettiamola così. Ora, il setting della bakery è delizioso secondo me e mi piace tantissimo lo stile con cui questo libro è disegnato, il colore che viene scelto, perché anche qua c'è una palette molto limitata, delle sfumature più che altro. La trama è abbastanza tipica: un'estate, questo senso di malinconia, di tempo che scappa, la cittadina, il fascino della grande città, l'inquietudine del futuro e quant'altro. La ragione per cui la gente si divide è che Ari è un po' un antieroe. Cioè all'inizio Hector è questo raggio di sole paciughino e Ari, cioè non si capisce perché a Hector piaccia. Invece secondo me è un po' quello il fascino, ecco. Cioè a me piace quando ci sono dei personaggi pieni di difetti e mi piace quando degli altri personaggi questi difetti li riconoscono, perché Hector non è completamente miope, anzi ogni tanto lo chiama in causa se Ari si sta comportando in modo scorretto o manipolatorio. Però l'amore forse è anche questo, no? Cioè una delle domande cardine secondo me quando cominci a innamorarti di qualcuno è cercare di capire quali siano i suoi difetti, ma quelli gravi, e chiederti se siano davvero tollerabili per te.
Cioè, sono cose con cui puoi imparare a convivere e tu, cioè, bisognerebbe farlo reciprocamente, naturalmente, no? E quindi per questo io non l'ho trovato un difetto. Invece ho letto di tanta gente che non supporta la coppia. Le illustrazioni, ripeto, sono meravigliose, sono piene di emozioni. C'è di nuovo il grosso problema del dramma un po' non necessario. Ci sono un po' di, magari non necessariamente, sì, anche dei buchi di trama, un saltare un po' da una scena all'altra. Non ti aspettare una di quelle storie coi fiocchi sopra, perfetto, tutto risolto, ok? Ci sono le ricette e una playlist che puoi ascoltare mentre lo leggi, e alla fine, anche se ti ripeto, magari non è la trama più groundbreaking dell'universo, non è la cosa più inedita che leggerai mai, il tema e il messaggio secondo me sono giusti, e la dolcezza ancora una volta travalica i difettucoli di stile. Poi altri due che non ho letto: You Asked for Perfect. Questa è la storia di Ariel Stone, che è sempre stato perfetto, specialmente a scuola, con il proprio curriculum extra e scolastico. I suoi voti cominciano a scivolare verso il basso e lui sente il mondo che gli va in pezzi intorno. Si sforza più che può di risolvere tutto quanto e poi all'improvviso comincia a provare qualcosa per uno dei suoi compagni di classe che si chiama Amir. E anche se adora passare del tempo con lui, i suoi livelli di stress peggiorano. Sempre il sito di qui sopra, che è linkato nel box, dice che questo libro ritrae molto molto bene l'ansia, ancora una volta, e che la relazione tra Amir e Ariel è dolce tanto quanto quella di Nick e Charlie. Secondo me è una sfida interessante, cioè quanto Nick e Charlie, forse quasi quanto. Poi c'era sempre in quasi tutti gli elenchi anche Felix Ever After, che mi piace come titolo, è divertente. Funziona anche in italiano, per quanto, Felix per sempre, non lo so, vabbè. Allora, anche questo dice che è scaldacuore quanto Heartstopper, però affronta molto del reale buio che si può incontrare nella vita. Felix sta cercando di capire chi sia e chi lo stia tormentando online. Soprattutto qualcuno posta online alcune sue vecchie foto con il suo dead name che comincia a circolare a scuola. Felix cerca di combattere tutto questo e di scoprire chi gli stia facendo tutto questo. E mentre lo fa, scopre l'amore e l'accettazione per se stesso. Dice che ci sono alcuni momenti difficili in questo libro, ma altri che sono super dolcissimi. Quando ho letto tutti questi titoli, io ho dovuto scegliere un po', appunto, dalle trame, non dico a caso, ecco, però ho scelto quelli che mi attiravano più di tutto. E adesso seguono i due in particolare che ho scelto da quel sito lì. Il primo si chiama The Sky Blues. No vabbè, ma questo, non so scegliere tra The Sky Blues e quello che viene dopo. Allora, questa è la storia di Sky, che è apertamente gay, e questo è sicuramente un pro, però lui abita nella micro cittadina di Rock Ledge in Michigan, dove se vuole tentare di essere invisibile, ecco, non è facile. Sta arrivando la fine del liceo e lui e la sua migliore amica, che si chiama Bree, stanno valutando varie opzioni per la promposal che Sky ha deciso di fare alla sua megacotta che si chiama Ali. È un grosso piano, cioè il progetto è fare la cosa più gay che Rock Ledge abbia mai visto. Solo che insomma questi piani a un certo momento vengono diffusi per tutta la scuola, insieme a un messaggio pesantemente omofobo e razzista che va virale. Sky come prima reazione avrebbe quella della fuga. Invece i suoi amici e i suoi compagni di classe si alleano e si schierano con lui per cercare di capire chi sia stato e per dargli ragione di restare e di combattere. A quanto pare anche di questo sta arrivando un adattamento Netflix, non so se in serie o in film però. E tra l'altro nel frattempo sto preparando il prossimo Netflix, che è quello che parla appunto di cose che da libri o fumetti stanno per diventare film o serie. Vabbè, allora, The Sky Blues secondo me, primo, è scritto veramente molto bene. La voce degli adolescenti ancora una volta è molto azzeccata e ha un feel molto genuino che ho visto paragonato a quello di una fanfiction, cioè ha un polso molto realistico, secondo me. Anche il fatto che Sky abbia così tante persone che sono pronte a schierarsi insieme a lui, è chiaro che è un best case scenario, però è realistico, e in più questa sensazione di essere al sicuro, di essere circondato da persone
che ti vogliono bene non è limitato soltanto agli adolescenti, ci sono anche degli adulti. Ora, è vero che la madre e il fratello di Sky non l'hanno accettato e anzi l'hanno buttato fuori di casa, ma ci sono altri ruoli quasi genitoriali e in particolare figure più avanti con l'età gay che si trovano a accogliere e guidare i più giovani della community ed è dolcissimo, io l'ho trovato delizioso. Se dovessi sintetizzare il tema, questo libro qua ti dice ancora una volta, al di là di tutti gli ostacoli, al di là di quanto male possano mettersi le cose, ci sarà sempre qualcuno che ti ama completamente. Quindi ancora una volta è uno di quelli tesi a dare speranza, ad accogliere qualunque lettore si avvicini a questo libro e a dirti ancora una volta poi che la famiglia, come in Supernatural, non è necessariamente data dal sangue. I personaggi di supporto sono anche qua molto variegati, sono molto 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 meno sviluppati di Sky e al contrario di tutti gli altri titoli, questo lo devo ammettere, sembrano un po' un bingo. Sembrano lì forse un po' per esserci. Però secondo me questo discorso della rappresentazione tanto per rientra nel gruppo di cose del piuttosto che niente meglio piuttosto. Cioè facciamo pure che questo libro metta questi personaggi variegati per fare il woke. Chi se ne frega, cioè il risultato è che abbiamo un cast diverso e multiforme. Anche qua devo ammettere ci sono una marea, troppe citazioni alla pop culture, però io ho apprezzato questo messaggio molto positivo e inclusivo nonostante tutto, intendo non nonostante i difetti, nonostante i punti bui della storia e le difficoltà che Sky incontra. Credo che sia un libro importante specialmente per lettori piuttosto giovani e emotivo, di nuovo si parla di amicizia, della famiglia scelta, di amore e di, ancora lo so che continuo a ripetermi, ma di trovare la propria voce. Poi ho letto The Summer of Everything, allora anche qua avrei dovuto fare la stessa cosa con The Sky Blues. Voglio dire, prima i difetti così ce li caviamo. Allora, ci sono delle subplots, una in particolare di un matrimonio che non ha senso e secondo me se ne poteva fare a meno. Viene descritto veramente tutto in modo massiccio. C'è tantissimissima carne al fuoco. Fine dei difetti. Il resto è, sì, forse il brand di Heartstopper. Il nostro protagonista si chiama Wesley e si chiama Wesley in nome di Wesley Crusher ed è un coagulo di ansia e nerditudine e lavora in questo negozio di libri indie che si chiama Once Upon a Page. Questa è l'ultima estate prima di partire per l'università, le trame si somigliano un po', né? E lui ha deciso che si godrà quest'estate al massimo, specialmente con il grande traguardo di confessare al suo miglior amico di sempre, che si chiama Nico, che è innamorato di lui. Naturalmente il fatto che loro siano amici da una vita mette sul piatto anche il problema del rischio di rovinare l'amicizia. Non basta questo travaglio, c'è il solito grande interrogativo sul futuro, c'è l'incombente matrimonio del fratello maggiore, ti ripeto se ne poteva fare a meno, ma soprattutto c'è il problema che un mega franchise di caffè abbia comprato i locali di Once Upon a Page e il negozio stia per chiudere. È descritto tutto, ti dicevo all'inizio, in mezzo ai difetti, però allo stesso tempo questo permette al libro di catturare e trasmettere alla perfezione tante sensazioni che sono facilmente riconoscibili. Da un lato l'ansia e gli attacchi di panico, dall'altra quella sensazione di dolce paralisi quando ti trovi davanti alla persona che ti piace e non sai se confessare quello che provi oppure no, o reprimere tutto dentro. Anche qua c'è sempre questo cast molto molto variegato, è una storia un po' nerd e che solleva il cuore un po' anche qua alla Heartstopper. Comunque ci sono dei content warnings per cui si parla di razzismo, appunto di ansia, si menziona la morte di qualcuno e malattie gravi croniche. È un viaggio di scoperta perché Wes è talmente non sicuro di cosa fare che non è neanche molto sicuro di cosa sta facendo. È un personaggio perfetto per il quale è molto facile tenere, a cui è facile affezionarsi anche quando da maniaco dei fumetti abbia delle idee piuttosto lapidarie che impone ad altri. E anche Nico è un personaggio fantastico. Il gruppo, insomma, insieme a tutto il resto del cast
alcuni ti stupiranno molto, secondo me. Cioè, ce ne sono alcuni che appena appaiono ti dici, invece no, poi cadi per tutti quanti. Diventa questa ciurma di adorabili misfits che ti porta a bordo di una montagna russa emozionale. Secondo me è veramente molto riuscito. Io avrei fatto a meno di alcune cose. Di nuovo, forse l'editor qua doveva andare un pochino più tamugno, però comunque è uno dei libri che mi è piaciuto di più leggere per questo video. Inevitabilmente devo citare Mooncakes, anche questo continua a non essere tradotto, io non capisco perché. Questa è la storia di una ragazza e di una sua vecchia amica non binary che tornano. Sono state legate da questa profonda amicizia da più piccole, insomma si ritrovano adesso. Nova lavora e impara la magia nel negozio di ingredienti magici delle sue nonne. Tam, che è un licantropo, torna e le due si riscoprono, si ritrovano e intanto devono combattere demoni reali e del passato. Di nuovo, una palette sensazionale, i disegni sono deliziosi, le espressioni facciali sono perfette, le nonne sono tutte... Ma sono nonne o le zie? Aspetta che forse mi confondo. No, sono le nonne, le chiama Nana. Questo è uno di quelli, nelle parole di Jane Austen, quando ti piace un libro non vorresti mai che finisse. Questo non vorresti mai che finisse. Vorresti ce ne fossero 70 di numeri di Mooncakes. Poi ci sono due libri della stessa autrice che ho letto di nuovo apposta per questo video e mi è assolutamente impossibile scegliere. Il primo si chiama The Witch Boy ed è una trilogia, quindi adesso mi compro anche gli altri due. Questa è la storia di Aster, che è nato in una famiglia dove la magia viene assegnata in modo molto rigido. Le femmine studiano la magia con gli incantesimi e i maschi a un certo momento cominciano a fare sogni di animali e imparano a cambiare la propria forma, ad assumere la forma di un animale. Ad Aster questa cosa dei sogni ancora non è arrivata e in più lui ha questo interesse per la magia che però gli viene vietata, cioè le donne della famiglia lo cacciano quando si accorgono che lui è lì a prendere appunti, a origliare alle loro lezioni. A un certo momento la famiglia viene minacciata da un ignoto pericolo e Aster si rende conto che lui può aiutare nel ruolo di strega. Devo trovare un sinonimo di dolcissimo. È coinvolgente, è molto efficace, il messaggio, il tema è traslato, sì, ma tradotto comunque molto molto bene. Aster è un personaggio delizioso, fa amicizia con una bimba non magica che si chiama Charlie, che è non conforming, direi, e sono un duo spettacolare, non vedo l'ora di leggere tutti gli altri. Forse stavo pensando ai disegni, non so se siano i miei preferiti in assoluto, però credo sia la prima volta che li guardo fermi. Cioè, questa è una storia che ti rapisce talmente tanto che i disegni per me sono passati molto in secondo piano. In più ci sono dei momenti in cui le espressioni facciali, specialmente di emozioni forti, travalicano il tratto e sono veramente molto molto convincenti. L'altro libro, sempre di Molly Knox, Ostertag, non so se si dica così il suo nome, è The Girl from the Sea. Ho pianto tantissimo. E ti dirò che l'ho fatto apposta di finire con questo, perché li ho anche letti in quest'ordine. Quando ho finito Witch Boy mi sono detta è impossibile che questo sia più bello. Non so se è più bello, però mi ha coinvolto almeno altrettanto. Morgan ha 15 anni e un gruppo di amiche che non sanno proprio tutto di lei. Specialmente non sanno del suo piano di a un certo momento prendere e andarsene e andare altrove, in un posto più grande dell'isoletta su cui vivono, dove Morgan possa felicemente vivere la sua vita gay. Passa le serate seduta sulle scogliere dell'isola e una sera all'inizio, insomma, scivola e sta per affogare. E viene salvata da qualcuno. All'inizio pensa che sia un sogno, un'allucinazione, perché appunto stava per annegare. Invece no, è questa ragazza che si chiama Kelty. Questa ragazza che si chiama Kelty abita in mare, ogni 7 anni può avere accesso sulla terra, con un tot di dettagli e di regole che neanche Kelty sa esattamente da dove vengano e da quanto. Kelty è sulla terra con una serie di scopi. Uno è Morgan, ma non solo. Una delle amiche di Morgan, che si chiama Serena, ha questi genitori ricchissimi che hanno appena messo in piedi questo servizio turistico di giro intorno all'isola con una nave enorme. Questa nave enorme minaccia di inquinare e infastidire in modo irrevocabile questa specie di nursery per le foche che c'è lì intorno. Kelty deve fare il possibile perché questo non succeda.
Allora, di nuovo, forse i disegni non sono esattamente il mio genere preferito, ma è una storia riuscitissima. Questo diventa una miniserie? È perfetto, il finale è perfetto. I personaggi sono grandiosi, anche quando facciano delle scelte che non sono il top, però comunque, insomma, tu sei nel loro angolo perché sono tutti errori molto umani e dolci e comprensibili alla fine. La mamma di Morgan è stupenda, alla fine anche il fratello di Morgan, perché il problema è che loro si sono trasferiti sull'isola che c'era ancora anche il padre, poi invece i suoi si sono separati di Morgan, il padre se n'è andato e la madre è ancora piuttosto triste per questa separazione, il fratello non se la sta vivendo bene, il fratellino piccolo, e se una volta lui e Morgan passavano un sacco di tempo insieme, adesso lui è sempre di cattivo umore, sempre arrabbiato, eccetera. Quindi ci sono un tot di geometrie che vanno riassestate e Kelty arriva su questo panorama che già è un pochino traballante. Non so cos'altro dire, è bellissimo. Guarda, ti faccio vedere il disegnino qua dietro, come se non bastasse. Voglio dire. Vez, non so quanto questo video possa essere venuto lungo, confido che sia un po' meno di Books 80, però spero che ti sia piaciuto anche questo, spero che possa averti dato qualche spunto di lettura per cercare la sensazione che dà Heartstopper, anche se Heartstopper ha un certo non so che lo rende impareggiabile. Se ti va, ci vediamo stasera. Sto continuando a non dire l'orario, perché nel momento in cui registro abbiamo parlato di 9:30, però abbiamo accennato anche all'ipotesi di cominciare alle 9. Quindi non so per quando effettivamente sarà Heartstopper Day, cosa avremo deciso. La Fede che edita l'avrà scritto qua e comunque ci sono tutte le informazioni per partecipare alla binge di Heartstopper nel box. Grazie infinite come al solito se hai avuto la pazienza di guardare questo video. Non posso dirti quanto mi diverto a fare questi books lunghissimi. Ci sono tutti i links possibili per contattarmi nel box. Ti abbraccio e se ti va ci vediamo stasera. Ciao! Sai addosso. Come fai ad avere del cibo sulla schiena?